Ecco l'ennesima occupazione da parte di anarchici e centri sociali a Milano. È la quinta in poco tempo nella zona del Nord Milano. Il comune non fa assolutamente nulla, anzi con i centri sociali va costantemente a braccetto. È inconcepibile che per alcuni la proprietà privata non abbia alcun senso e si possa tranquillamente entrare, occupare abusivamente, esercitare diverse attività anche illecite e in generale fare davvero quello che si vuole, nel totale silenzio di un'amministrazione di sinistra che è quindi connivente di questa illegalità. In questi giorni sono andata a fare un sopralluogo in via Breda, dove anarchici e centri sociali hanno occupato l'ennesima palazzina a Milano. Io, i cittadini della zona che sono qua presenti, il presidente del municipio 2 che è qua presente, ci siamo tutti attivati per fare in modo che questa occupazione abbia immediatamente fine. Ho richiesto, le ho mandato una mail chiedendo di poi poter incontrare, dato che ci sono i cittadini presenti, o il sindaco o l'assessore competente, uno degli assessori insomma presenti oggi a Palazzo Marino. E ovviamente i cittadini sono preoccupati e da parte del Comune abbiamo ascoltato solo un silenzio colpevole, che quindi diventa connivenza con questa gente. Poi io comprendo che oramai quando si parla di anarchici o centri sociali ci andate a braccetto e quindi per voi è in qualche modo un po' difficile andare contro, ma la legalità è legalità per tutti e quindi non è che esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Allora, dato che io non posso andare e occupare un immobile e se un commerciante mette il tavolino fuori siete immediatamente lì, giustamente, a far rispettare la legalità, io chiedo che la legalità sia rispettata sempre, a prescindere dal fatto che chi compia un atto illecito, come in questo caso anarchici centri sociali, sia o meno vostro amico. Lo dico perché questa è la quinta occupazione abusiva nel municipio, 2 in pochissimo tempo. Vi faccio un esempio, in via Esterle, che è lì vicino, come voi sapete, i centri sociali hanno occupato una palazzina di proprietà del Comune di Milano, non avete fatto assolutamente nulla, lì ci fanno dormire immigrati irregolari, clandestini. Non vorrei che passasse il concetto per il quale se chi fa determinate cose ha un'ideologia vicina alla vostra, allora può andare bene tutto. Perché non va bene? Perché il rispetto della legge e della legalità deve essere uguale per tutti e quindi, insomma, io penso che quando i cittadini decidono di venire a Palazzo Marino alle 4:30 chiedendo permessi dal lavoro, non andando magari a prendere i nipoti a scuola, è chiaro che il messaggio che stanno mandando al Consiglio Comunale è che è un tema importante. E una delle paure che loro hanno e che avrei anch'io se abitassi lì vicino è che poi la situazione con il tempo si cristallizza, così come è avvenuto con il Macao, così come è avvenuto con il Leoncavallo, così come è avvenuto con il Lambretta, e quindi poi man mano in qualche modo la gente dica ma sì vabbè oramai l'hanno occupato, ma sì vabbè non può essere accettato. E quindi insomma io ribadisco la richiesta da parte dei cittadini di un incontro con il sindaco o con un assessore competente. Sarà